sabato 1 giugno presso la sala polifunzionale del comune di Scalea si sono radunati operatori delle polizie locali calabresi, della polizia stradale e dell'arma dei carabinieri per la giornata di studio dedicata al controllo veicolare e documentale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giacomo Perrotta e del vice sindaco Annalisa Alfano, che hanno evidenziato l'importanza di queste giornate e la volontà di rendere l'evento formativo dedicato agli operatori di polizia un appuntamento da ripetersi anche nei prossimi anni, il comandante della Polizia Locale di Scalea, Adriano Serra, ha ringraziato il referente regionale IPTS Francesco Costabile, tutti i presenti, e ha dato inizio ai lavori. Nella prima parte della mattinata, Gianluca Fazzolari e Cristiano Curti Giardina, massimi esperti a livello nazionale, hanno affrontato il tema in termini tecnici, normativi e operativi, chiarendo dubbi e dando risposte puntuali ai numerosi quesiti dei partecipanti. Poi si è passati alla parte pratica all'esterno, nel piazzale antistante il comune. Abbiamo avuto l'onore di essere ospitati qua a Scalea, che è un posto splendido e bellissimo, e in questo contesto ci siamo occupati di andare a portare delle conoscenze e approfondire alcune tematiche per quello che riguarda la sicurezza degli operatori di polizia nell'ambito dei posti di controllo, partendo dalle tecniche base e andando a descrivere anche poi degli aspetti sintomatici di come si fa un controllo di un veicolo, quindi in particolar modo quella che è stata la mia parte di intervento dedicata appunto a come si forma un numero di telaio, come si controlla, quali sono i documenti caratteristici che devono accompagnare un veicolo stradale e quali sono gli accorgimenti che il personale di polizia deve osservare per un corretto controllo, sia per garantire l'utenza sia per garantire la sicurezza del personale stesso. Stamattina a Scalea abbiamo iniziato un percorso che ha visto coinvolti diversi comandi di polizia locale, ma anche colleghi dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Stradale, provenienti non soltanto dalla regione Calabria. Questo ci ha fatto enormemente piacere. E si parla ovviamente di controllo documentale e controllo veicolare, un'attività che viene espletata praticamente da tutti gli operatori di polizia e nello specifico si è orientata su una parte sia teorica, nozioni, sia su una parte pratica, come vedete alle mie spalle, proprio per dare quegli strumenti e quei protocolli operativi di sicurezza affinché gli operatori possano agire in maniera sicura sia per loro stessi e sia per i cittadini.